Ah, buongiorno a tutti. Oggi proviamo quest'auto sostitutiva. La mia è a fare il tagliando più revisione. Quindi stiamo provando una Fiesta, nuova Fiesta Hybrid EcoBoost con 125 cavalli, quindi motore ibrido molto spinto. Guardiamo un attimo prima la linea estetica. Non sono un blogger di macchine, naturalmente. Non c'è bisogno di dirlo, comunque questo video sarà solo sulla piacevolezza e maneggevolezza della guida e non sarà una disquisizione tecnica del motore ibrido. Ok, diamo un'occhiata agli interni, ai comandi. Alle rifiniture, ovviamente io vengo da una macchina molto molto vecchia, quindi per me sembra tutto molto bello. Ovviamente è una bella macchina, è comoda. Adesso proviamo a partire, a fare un giro e commentiamo un po' le caratteristiche, quello che sento io, ecco. Proviamo a ripartire. Accelera veramente in pochissimo spazio, ha una bellissima ripresa, i dati tecnici li trovate su qualsiasi altro blog di macchine. Comunque, ecco, bello, la guida è molto molto piacevole, fluida, la visuale dal cruscotto è buona. Il sedile è comodo, chiaro, io vengo dalla macchina preistorica, io vado a prendere la mia macchina preistorica che ha fatto il tagliando adesso, quindi comunque molto semplice, molto intuibile come comandi, come display, eccetera, eccetera. Non sto attivando il navigatore, ma no, non è un grosso problema, insomma. In questo momento sto solo provando la piacevolezza di guida e che direi è veramente ottima. Una bella macchina, una macchina per divertirsi anche a livello sportivo perché la sua caratteristica a me pare proprio la ripresa. Ha una buona ripresa, una buona accelerazione. Adesso facciamo anche un sorpasso così. Siamo con un 1000, ma pare di avere un 2000 a volte. Queste sono le macchine moderne, ecco, le macchine ibride, quindi adesso ci rientriamo in corsia anche perché non la conosciamo bene la macchina, non dobbiamo prenderci autovelox o cose simili. Ecco, adesso piano piano mi porto a prendere la mia vecchia auto, ecco. Sono in tangenziale qua a Padova e la macchina è bella. Vado a prendere la vecchia Ford Fusion e vi saluto con questo piccolo blog video dedicato solo alle poche persone che seguono il mio canale. Giusto per fare un video un po' diverso, con la mia GoPro 8 Black, e quindi ho la cinghia in testa come quando scendo con lo slittino. Adesso mi godo questa bella giornata e vi saluto alla prossima. Ciao! Vi faccio vedere anche il vano motore.
alla fine volevo farvi vedere proprio questo, una vecchia auto, come è stata studiata bene per caricarla in maniera facile, pianale basso, niente sagome che impediscono o che danno fastidio. Quindi ecco la Ford Fusion, vecchissima, ha questa bellissima caratteristica.